Si parla di finanza sostenibile, di sistemi alternativi al credito tradizionale, di innovazione e sviluppo nel tavolo Giovani Fintech, incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza Lodi e Fintech District, dedicato alla presentazione delle soluzioni innovative sviluppate da 10 start-up nell'ambito della finanza e del credito. Una delle necessità primarie delle piccole e medie imprese italiane è l'accesso al credito. Sempre più con il credit crunch a livello europeo è difficile per aziende di taglia piccola avere accesso a risorse finanziarie che rispondono ai propri rating, quindi meriti di credito per svolgere l'attività ordinaria e gli investimenti. Per questo abbiamo organizzato il tavolo Fintech Innovazione Finanza come Camera di Commercio di Milano, dove 10 start-up oggi a Palazzo Giure Consulti hanno presentato le loro tecnologie innovative che consentono a piccole e medie imprese, ma non solo, di avere un accesso semplificato al credito e a strumenti di finanza per sviluppare e sostenere i propri investimenti e lo smobilizzo di quelle che sono le proprie posizioni verso clienti e fornitori. Quindi non perdetevi l'innovazione delle fintech presentate al tavolo giovani e approfittatene per sviluppare la finanza del futuro. A Milano, Monza, Brianza Lodi sono 2.851 le start-up innovative, il 20% italiano, di cui 2.674 a Milano. Sono raddoppiate in 4 anni. Le start-up innovative rappresentano imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita sostenibile e per questo possono rappresentare una risorsa strategica per trainare la ripresa economica. A livello settoriale sono presenti in larga misura nell'ambito dei servizi, 84,1% il peso in Lombardia e 79,4% in Italia, e dell'industria artigianato, 11,2% in Lombardia e 16% in Italia. La quasi totalità opera sotto forma di società a responsabilità limitata.